Ciao. Ciao. Per cortesia, scegli una carta, quella che vuoi. Guardala, ricordala, falla vedere. Ora mettila su questo mazzetto e io vado a chiudere, in modo da sperdere la tua carta all'interno del mazzo. Però guarda il miracolo, basta un gesto e si gira il 5 di fiori. No. Come no? Io non ho scelto il 5 di fiori. No, ho detto si gira il 5 di fiori, non ho detto che tu hai scelto il 5. Vabbè, non ti preoccupare, guarda, si è girato il 5 di fiori, che non è la tua carta, certo. Però si è girato qui, non qui, qui, qui o qui, qui, esattamente qui. E si è girato un 5, ci sarà un motivo. Da dove si è girato il 5? Io conto 1, 2, 3, 4 e 5. Per la prima volta, che carta avevi scelto? Re di fiori. Re di fiori? E in effetti, re di fiori. Sai qual è il segreto per fare questo gioco? No. Che bisogna essere dei veri assi. È bellissimo. È molto bello. Ecco come si eseguire questo gioco, come tutti gli altri, semplice ma d'effetto. Ora, io ho iniziato con le carte stese sul tavolo. Non è molto facile, perché la preparazione del gioco è questa. Tutto il mazzo, un 5 girato faccia in alto e sotto di lui i 4 assi. Pian piano con l'allenamento poi imparerete, soprattutto poi se passerete ai tutorial base, ad aprire un nastro sul tavolo nascondendo le ultime carte, cosa che ho fatto io per questo gioco, ok? Però, visto che questo gioco è diretto a chi è agli inizi, cambio un attimino l'inizio del gioco e partiamo semplicemente con le carte in mano e chiediamo allo spettatore di sceglierne una mentre le passiamo tra le mani. Prima di iniziare a passarle tra le mani, dite allo spettatore di sceglierne una, state tranquilli che non vi farà mai arrivare fino alle ultime. Quindi prima dite scelga una carta e poi le passate molto lentamente. Lo spettatore sceglierà una carta, in questo caso il 2 di fiori. Voi sollevate circa metà carte del mazzo, le mettete sul tavolo. Chiedete allo spettatore di riporre la sua carta e ci mettete sopra le altre, facendo attenzione a tenerle squadrate in modo che non si veda il 5. Quindi con questa semplice operazione avete perso veramente la carta dello spettatore all'interno del mazzo, ma in realtà ci avete messo sopra il 5 girato e i 4 assi. Quindi il resto è tutta presentazione. Parlate un attimo per far perdere allo spettatore l'ordine dei mazzetti, dopodiché fate un gesto magico e fate vedere che si è girata una carta faccia in alto, che non è la carta dello spettatore. Da dove si è girata la carta? Andando verso il fondo del mazzo, contate il suo valore, 5. Quindi 1, 2, 3, 4, girate quella dopo, che sarà la carta scelta dallo spettatore. Finite questo incredibile effetto facendo vedere che le 4 carte contate erano i 4 assi.